E ora comando io. Bene, bene. Vedo che lei ha tanti precedenti penali. Estorsione, rapine, traffico di sostanze stupefacenti e associazione mafiosa. Vincenzo Mantella, mi dica, perché lei è venuto qua? Perché lei ha voluto parlare proprio con me? Ma per caso si vuole pentire? Signor procuratore, posso accendermi una sigaretta? Sì, certo. Signor procuratore, io ho voluto questo incontro con lei perché avrei delle cose da dirle, ma non per pentirmi. E allora questo incontro su che cosa si basa? Signor procuratore, lei non si ricorda? Noi eravamo compagni di scuola. Solo che lei ha scelto la strada giusta e onesta. E io invece la strada sbagliata e disonesta. Adesso però, se sono qui, è perché io ho intenzione di collaborare con voi, ma in segreto. E perché lei vuole collaborare? Per dirle e raccontare quando, come uomo d'onore, beh, anzi, d'onore sicuramente non si può parlare, perché è proprio tutta una fetenzia. Però per raccontarle come questa organizzazione faccia schifo. Il fatto che la mafia fa schifo, noi lo sappiamo. Per questo la combattiamo. Procuratore, lei la mafia la conosce solo dall'esterno. Dall'interno lei non sa assolutamente nulla e non se lo immagina nemmeno. Soltanto io o chi vi è dentro conosciamo veramente questo cancro maligno. E adesso ho deciso che debba saperlo anche lei. Mi dica, come funziona internamente? Noi mafiosi siamo dei pazzi sanguinari, siamo degli squilibrati. Siamo macellai di esseri umani. Siamo
Un film horror al confronto è una poesia per bambini. Noi invece lo facciamo davvero. Quando uccidiamo o torturiamo una persona, per noi è come uccidere una lepre quando andiamo a caccia. E più lo facciamo, e più lo vorremmo fare. Tutto diventa normale, naturale. Mi racconti tutto. Com'è entrata a far parte della mafia? Cosa faceva? Cosa vedeva? E certo, è per questo che sono qui, per raccontarle tutto, per filo e per segno. Ma ad un patto però, che questo nostro incontro resti segreto. Non mi va di fare la fine dell'infame. Tutto ebbe inizio quando mi portarono in un luogo isolato e segreto, anche se io sapevo a cosa andavo incontro. In questo posto vi erano alcune persone che mi attendevano, per assistere al giuramento di un nuovo affiliato. Quell'affiliato ero io. Il giuramento iniziò con una persona che mi mise nelle mani una santina. Aspetta un momento. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Posso Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Possa la mia carne bruciare come questa santina. Se la mia carne bruciare come questa santina. non manterrò fede al giuramento. Se non manterrò fede al giuramento. Benvenuto nella nostra famiglia. Andiamo, ti presento gli altri. Il nostro nuovo affiliato della nostra famiglia. Rispetta sempre gli appuntamenti, sii sempre disponibile per la famiglia, anche se tua moglie stesse per partorire. Vincenzo, ti raccomando, non frequentare mai taverne e neanche circoli. Ok, Sarà fatto. benvenuta in famiglia. Grazie. Benvenuto, Vincenzo. Ti raccomando, prima viene questa famiglia e poi la famiglia di casa tua. Non te lo dimenticare. Non lo dimenticherò. Benvenuto in famiglia. Ricordati prima chi sta. Benvenuto Vincenzo. Fuori di qua non ti montare la testa, soprattutto non dare occhio. Vincenzo, non rubare mai gli altri affiliati. Mi raccomando. Vincenzo, sicuramente ti troverai bene con noi. Ricordati però una cosa, non desiderare mai la donna di altri uomini d'onore. Ok? Vincenzo, benvenuto da noi. Ti raccomando. Vincenzo, ti raccomando,
non ammazzare mai un capofamiglia. Almeno che non è l'autorizzazione della commissione. Sono orgoglioso della mia scelta. Per prima di ogni cosa dobbiamo usare il telefono. E perché? Non ci vuole niente a rintracciarne e farà fine di soci. Sapevamo tutti che possono essere rintracciati. Avrei ragione, perciò, provavamo. Uomini d'onore di questa sacra famiglia e onorata società. Oggi ci siamo qui riuniti e per me è un grande onore vedervi. Come sapete voi, mio padre mi ha lasciato questo posto. Ora comando io. Però mi ha raccomandato tantissimo di tenere unita e di portare avanti questa famiglia. E io lo farò. Però per farlo, ho bisogno di voi. Ho bisogno della vostra collaborazione. Oggi ad ognuno di voi affiderò il ruolo. E voi ce l'avete a mantenere. Penso che problemi non ce ne sono. Danilo, tu hai il controllo del traffico di droga a 360 gradi. Fai entrare la droga come vuoi tu, via mare, via terra, via aereo. L'importante è che la droga che entra è di qualità buona. Se tu recapisci che non è buona, la gettare a mare. E avrai pure il controllo di tutte le piantagioni. Per me è un onore. Ci metterò l'anima e il cuore per non deluderti. Ciccio, tu sei un uomo di mare e conosci tutte le cozze del nostro territorio. Tu avrai il contrabbando delle sigarette, però a fare un favore. Ogni carico che arriva, c'è essere tu presente. Una picchiare nuda a noi per fissa. Farò più del mio meglio. Anche se il mare sarà forza 10, ne farò sbarcare a tonnellate. Sono sempre a sua disposizione. Gaspar, tu hai la migliore zona della nostra città. Tu hai la zona Sperandina, dove ci sono i migliori negozi. Tu devi fare pagare il pizzo a tutti. I negozi devono pagare 400 euro mese. Invece quando c'è un mercatino, il bancarello ne paga di 5 euro. Anzi, le c'ero, cacchè piccio di sbuco. Ma sì, tu devi cercare ragazzi da inserire nella nostra famiglia, perché ci dobbiamo allargare. E tu, Stefano, ci insegnare un mixer, ci insegnare come si spaccia, come si arruola, come si fanno fuite. Devono diventare sui date buone. Va bene, ma sì. Tranquillo, capo. Stefano, va bene. Se tu che comandi. Gino, tu che fai questo sui dati nell'MRE e conosci tutte le armi, ti affida il contrabbando delle armi. Rino, come ci resta a Gaspare, devono pagare tutti. A te ti affida il quartiere Santa Ninfa. Grazie, boss. Michele, tu hai la borgata marinara Sansone. Qua ci sono i migliori ristoranti e non ne vengono un pesce buono. E guadagnano bene. Canno a pagare pure tutti. Se c'è qualcuno che si rifiuta, ci facciamo saltare un locale in tallare. Per me è un onore lavorare con voi.
Tommaso, tu comanderai il paese dove c'è Lucani Mander. Anzi, a buon nemico di Lucani Mander. Vorresti che te ne fici. Se con voi male, e nasce Lucani. Tu hai una grossa responsabilità. Devi regolarizzare tutta cosa. Va bene, dopo. Picciotto Totuccio è stato sempre fedele a mio padre e lui aveva una grossa responsabilità. Tu sarai cassiere. Grazie per la fiducia. Picciotto, tutti i picci della casa pigliano. Andiamo a consegnare a Ito. E chi sa per cosa fare chi piccia. Picciotto, ora sapete so capito a fare. Buon lavoro. Grazie. Gino! Nemmeno cosa anche se caccia e caldo cosa con poi male. Ma chi so che ha? Fa così di sa sua. Tipo che cosa? Sta sono appaitamiante. Scanne chi sa anziani. Piglia spanello, ci viene piscirete. Che buono. A roba motore. Chi sono una zona un po' exore. Talerone. Vai ora, cos'è mio, vai. Ciao, vice. A posto. Come vanno l'affare? Molto bene. Oh, senti una cosa, ma mi hanno subanuzza, siccome mi resta informazione buona, mi resta che sono un picciotto due abbastanza sveglio. Sì. Oh, avevo un compito importante per te. Ok. Mi pare che sta facendo un po' chissata buona, sta facendo. Grazie, certo. Allora, fai una cosa, lascia il motore qua, vieni con noi, che ci accompagniamo, okay. Che ne sta aspettando. Ok. Amore, a casa. Okay. A te. Angelo, su, amore, va. Certo, Guzzo Peruzzo sarà felice a fare dovere. Niente, scanne vecchiare altri. Faccio niente. A rompere il motorino. Faccio niente. Niente, la pezzi scavazzato così. Non ti conosco. Non fai, tu mi conosci a me, ma io te conosco. Dammi una cosa, ma quando arrivava una cantura, ho picciottato che se ne stava io, no?
Che fate? Domani non ha informazione? Mi sei io? Oh, lui ci stava venendo a giocare, parla con me. Mi sei un aio piccioli. Per favore, ma che ne faccio io? Un aio piccioli, per favore, basta. Ma che so qua? Ah, il borgio no! No! È fortissimo! Su con noi dai diavolo! E allora? Ma pigliare la motosega? La vuoi anche pezza piezza? Non ti scuotere a lavare i cicli in capo. Capisci? I sacchi! Non c'è più che io per la sistemata, lo solito! Capo la panchiera che si va a Carabarone! Buongiorno. Buongiorno. Ecco a lei. 400 euro tondi tondi. Si sono fatti sentire quei delinquenti che hanno messo la colla nei lucchetti? Guardi, fortunatamente da circa un mese non si fanno né sentire né vedere. Eppure sforzare la sala cinesca? Tutto a posto. Visto a che cosa serve la protezione? Grazie, non so cosa dirle. Ma grazie di che? È dovere da galantuomo. La saluto, arrivederci. Arrivederci. Dovere regalantuomo. Amiche, ci mandavo io tutte le niente. Thank you.
Come andate, viaggio? Niente male, tutto bene. Ma siamo venuti in compagnia? Non ti preoccupare, il mio tesoro. Andiamo. Prego, ecco. Come ti senti? Ottima qualità. Sono tutti, non ti preoccupare. Perfetto. Scusa. Questo non è il nostro capo, come segno del rispetto. Grazie, ne sono onorato. Esatto. Bella bionda, io ti porto dove che sconta il sole. Vattene via, io ti voglio finire. Lasciami in pace, vattene. Giusto. No, no, stavo lì, si comportava male. Ma apposta, già me. Sì, vabbè, oramai. Già che poi. Ho messo la tasca box allora, da. Ma sono Luzzo Bonuzzo. La signora Tocco. Cioè, ma ti immagini in cui sta facendo? No, poi ci parliamo, tranquillo. Poi del caso nascono. Poi nascono. Io c'è la sono Luzzo Bonuzzo. Poi nascono. Siamo andati a sveglio. Per te fare una maghiera. Allora ne andiamo, dai, andiamo. Ora sono. E secondo il bel servizio che ha fatto la signora Renzi, il cui libro consiglio di leggere, anche perché... Pesce, guarda, solo noi. Ma per davanti per l'orario, dai, tu. Però c'è anche questo che c'è la una cosa, era una disfoggenza poi. Chi è, che c'è? Che succede? Soprano, che te ci stai dicendo ora è una cosa delicata, si tratta sua sola. Che ci succede a me? Niente di che. È stata disturbata lungo ancora. Ma voi tu non conoscete al Kix? Certo, potevo rintracciare. E chi c'è fece? O punto è proprio chiesto. Che come no? Giustamente tuo solo allontanava. Vito, visto che senti si allontanava, se non la cinghia. E me capire. Ma poi tu conosci da chi? O potevo rinciacciare. Pure ora lo posso pigliare. No, lo può pigliare. E ne verremo solo dopo questo. La menzola va bene? La menzola, ne verremo dopo. A disposizione. Vabbè.
sei, sale? Ma sotto l'autobus? Sotto l'autobus. E che bella che l'accompagno io. Ma perché tu sai una caccia io? Dica, non lo saccio non ne stare tu. Chi è tu con lo saccio? Andiamo alla camera che andiamo a pregare una bella birra, dai. Amore, guarda tu quanto io capisco. Amore. Aspetta, accanto la mattina. Perché fa un piace qua? La fisca. Ah, ma sei stato qua, dai, ora andavamo con noi, ce ne puoi fare dire. Ah, sì, vamo. Perché mi ha sentito poco? Ora mi ha spiegato. Sì, sta. Sta bella con me. Ora se arrivano non mi conosco Gabi, resta tranquillo. Sta davanti? Cosa c'è? Tranquillo. Ma ho fatto una sigaretta. Ah, una sigaretta a voi. Una sigaretta ci va a dare. Che c'è? Ma chi se la mi conosce? Io. Ma è che comandai? Io ieri comandavo. Quando ne ci serata bene, che facevi? Ma io ero un comandavo niente. A non un contratto se mensaggiata, no? Completamente, a non. Spuoizzate. Ma perché che fici? Qualche femmina non ha un contratto. Ah, sì, ha un contratto qualche femmina. Ma è un bello pezzo la femmina, un bello pezzo. E che faci? Sapontamelo, che faci? Ma, veramente, sulla bocca una bottiglia di birra e da scappare mi piglia a parole. E che fai? No, ma faccia bere quando te la stai accendendo, faccia bere lo zoppo. No, io queste cose io mi affronto a fare questo qua no. Vede che chiesa. È ma suolo. Lo suolo è. Fammi vedere. Ma era mia, questo qua no. Fammi vedere come ti abbassi. Ma era mia qui. E faccia vedere il suo coronzo. Questo qua no, ma era mia qui. Ancora, anzi, se faccio loro. Faccela bene. Faccela bene. E che poi la bella era mia qui. Lascia dovere, Piccio. Angelo! Dai, separiamo! Ma prepara la macchina! Vediamo, possiamo capire chi merita, va bene? Va bene. Come sta a posto, amore?
Come ti scendi che sta? Anzi, la tavola è su. Non vuoi mai stare roba. Ma che minchia stai facendo? Tu fatti i cazzi tua. Io ho troppo problema a casa per ora, ma non chiedemo quello lassare. Sono io chi ne idea, Mamma, mamma. Sai quello che cazzo di cuore. Se ti beccata io sei nella merda. Tu fai finta con Brissa niente. Zatani, vai da me, Zatani, non faccio più. So io chiedo il problema a casa. Non mi chiedo proprio lassare. Vieni te, perdono, Zatani. Io ho problemi. Gli vorrei risolvere la mia roba. No, Zatani, no. Vati, scomparisci sta vista, non ci metto più un piede. Va bene, Zatani. Come va? Ah, il lavoro benissimo. Quello sniffava, glielo dicevo, si metteva pure a ridere. Aspetta, ci ho deciso. Sì, sì. E dimmi una cosa. Ma l'ha fatta a voce vuota? Sì. Vabbè, ora me la sbrigo io. A proposito, qua ci sono altri pacchetti. Ok. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Tutto a posto all'agenzia? Fino adesso sì. Mi dovresti fare una piccola cortesia. Dimmi pure. Se hai bisogno di un prestito, sono a tua disposizione. Nessun prestito. Vorrei sapere soltanto quanto correnti X ci sono nella tua agenzia. Nella mia agenzia ci sono circa 7.000 correntisti. Bene, bene. Mi dovresti fare un favore. Vorrei sapere di questi 7.000 correntisti chi è che supera i 100.000 euro. Ascolta, c'è la privacy e io rischio grosso. Non ti preoccupare che non c'è niente di rischiato. Non dimenticarti che sono stato io a farti avere questo posto da direttore. Sì, lo so. Voglio tutti i dati di queste persone. E dove abitano pure. Va bene. Te li farò avere al più presto. Grazie, devono pagare tutti. Ma posso di tenere questi soldi ben conservati. Sarà fatto. E tu? Questo è un piccolo regalo. Hanno un valore di 30.000 euro. Michael! Che ando? Michael, fammi una cortesia, prestami 20 euro che sogno tutto a 400 euro. Andiamo a consumare ancora chi assava, eh? Michael, rumane dei rumi, vai tranquillo. Fammi ripigliare, per favore. Andiamo, io ti prezzo. Ora rumane, portamelo perché ci mette la mesa a chiodo. Michael, che fai? Ma che non usci? Rumane dei porti, vai tranquillo, Michael. Ti sei andato a pigliare. Thank you.
Buonasera, Zuppano. Ciao, Gioia. Già che qua? Da niente. Cazzo sei piccio. Mi raccomando per domani, Andrea. Va bene, grazie, ma ecco. Buonasera, sei bene. Tutto a posto con io. Insomma, sto prendendo un po' di piccio. Vedo che parlavo con tua moglie. Ci puoi dare, grazie. Va bene, grazie. Anzi, ti ci accompagniamo noi. Ho visto che ho regalato il fiuccio per tutti. Anzi, te dico una cosa. I romani travagliare per me. Va bene, già da me. Va bene, va. Va bene, ok, grazie, grazie. No, accompagniamoci a domani. Dove no? Ma perché siamo qua? Ma perché tua moglie stava nella casa di mia moglie? Dove no? Prima che da questo tua moglie ti parlare. Perché ti a sapere come puoi stare a casa. Capisci? Va bene, accetto il suo consiglio, dove? Vamo. Non è che tua moglie era per tua casa una cosa inutile. Perciò a poi si riesce a mangiare a tua moglie che i tuoi figli. Te voglio che i piccioli ne immagini. Sì, è proprio una cosa inutile. Ho avuto un momento di debolezza, io l'ho detto per la zio Danilo. Ma quella è debolezza. E poi la roba che non andiamo bene è tutta la tele. O sei inutile che sei. Ho sbagliato. E come no? Se trova cocaina, l'avanza mia, me ne adduna poi io. È la ragazza che lavora per noi. Venisse con la prima volta. Ha sbagliato, Zepino, per favore, per favore. Hai sbagliato, che ha sbagliato? Da sapere come puoi stare. Ma perché mi ha chiesto le mani? Calma, e poi ti rispetto al suo mondo. Ma è buona cosa. Tutte e due avevo un conto in sospeso, vero? Che è il suo conto in sospeso? Ci rette 1.000 euro. E mi disse che ci aveva andato a mangiare le piccerette. E tu che fai? Ti sa che ho detto. Sì, proprio una nulla, tu una terra, non ci ha pensato esatto. Ma perché mi ha dato a queste tutte le ah, ma che cos'è la politica mia? Perciò ti avevo avuto un momento di debolezza. Oh, 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 per favore. Oh. Vai, cosa? Un favore. Schifo la terra. Sa fino aveva a fare. Sto quei cazzi di vizio, capite? E tu che ci sa pixello per 1.000 euro. E poi che cosa avessi fatto? Io non ce l'avessi fatto. Io come un onore ci riette. A un altro sì, a lui no, perché se ne mangiava con la macchinetta. Vabbè, Romano si mangia lì, poi. Amore piccio. Salota! Ma com'è che chissà con la me? Oh, per il vocale è grosso. E con la te, perché che cosa stiamo meglio? Ora la macchina è pronta, come vedi, già ha preparato, è fuori. Ma l'ha fatto pure. E perché lo ha trovato che mi ha fatto? E ora si è aspettato una telefonata, si è aspettato una telefonata. Pure che sta chiamando, pure che sta chiamando. Pronto? Pronto? Ehi! Apposta, pronti, pronti siamo! Ah, ma che ne è pronta? Ho avuto un po' lasciata! Mensura! Va bene! Va bene! A dopo! Oh, apposta, non ne potevo venire! Aspetta, vice! Che? Hai una commissione di fare da fare? Qual è il problema? Tu che ti fai ad operare un rasoio, c'è chi la farà, poi un amico. Non c'è problema. Appena finiamo il suo travaglio, tu sai scegliere so, per una maglia. Intanto spero che questa situazione e capiremo, va bene? Amore, va.
non è la macchina. E che mi dici a me? Tu hai messo a fissare quei due cottanelli. Ecco, mi disse che parcheggiava a caravanza. Perché non c'è telefono, per che... Tu. Oh, Tanino, ma non la metti questa macchina? Uomo caravanza, caravanza non c'è niente. Che c'è che viene sopra, tu, fammi questo fa. Senza che, per che siamo malati in altre campate. Ora, da recampare ora. Ciao. Tu mamma le vuole picciottere da se bettano a qualcuno che si abitava. Chiama, ma che andanno a dire, chiama. Sì. Sì, sì, bene. E me la cosa c'era una macchina posteggiata dove? E che vuoi? Con una pizzonia. Ma piglia la macchina. E cosa onda con sveglio? Soponozzo, ferma, sopono! Soponozzo, ma vai a vedere. Oh, ne è bicciottina per me. No! Rispetto, soponozzo. Giovami subito questa macchina. E non c'è mensura questa macchina a essere. Ma non so ti ampassa da. Giovamella subito. Non e non poi dammi pure accusa poi tu. Subito. Subito. Non sarei ti ampassa. Allora, non la puoi seguire. Cai, ma pure avanzo il garage. Mica a posto siamo allora. Per mi trovare questa macchina perché posso andare, ma poi sono via. Subito. Su, qua c'è scafazzata, ma non faccio mai se danno. Allora non mi e poi che non ha dato una piazza. Però mi sei andato a mangiare un po' di mela non dà bene perché ho sabato. Lunedì mattina. E vabbè, a questo punto lunedì mattina noi organizziamo e ci atterriamo con la matanata perché se no non ci attestiamo che la troviamo tutta bella piazzorizzata la macchina. Vabbè. Solo così. Io sempre a casa, ma sta contento di stare qui. Vabbè, te ne fai, ragazzi. Te ne fai, ragazzi. Salve. Facciamo 0 per, già hai vinto due partite tu. Ora vediamo. Amore. Buongiorno. Buongiorno. Prego carissimo, mi dica. Una preghiera. La può far uscire la bambina. Cari, vai un attimo fuori per favore. Grazie amore. Prego. Senti se che ne arriva notizia che dopo. Dopo lei portano macchine un poco travagliate. C'è già sotto qualche punto bianco a lei? Guardi, non le so dire nulla perché io ci sono o non ci sono qua. Però mi posso informare, mi posso informare. È con una ma fui male. Allora un attimo solo e mi informo. Salvo! Ma bevi speciale una cosa. Chi è papà? Ma oggi hanno portato una macchina. Che una, macchina? Una Fiat punto bianca. Stamattina ne hanno portato una. Ma tu che non usci quella casa? Lo scavazzate della zona. Vabbè, rimane una cosa, ma intanto si può tagliare questa macchina. Sì, è ancora qua dietro. Perfetto, noi ci accompagni. Amore, andiamo a bere questa macchina intanto e poi ne parliamo. Vabbè. Amore, dai. Caccia la macchina. Che caccia la macchina? Da così a gli si va a diventare un tamponino. Stamattina te sì. Ma per sapere quella che abbiamo acquistato? No, oh, rubicciotte la zona. Che siamo uomini d'onore qua, no? Un pallone. Mi conosci, cosa chi? Mi conosco, un po' di cena mangia sghiera. Ma questa macchina quando te la portare a questi vacanti era? Sì. Allora. Voi tu l'avete un registro, non segnate le macchine, i tag? Quando entrano le macchine noi abbiamo il registro carri cascate. E' occupo... con il ragioniere nostro. Un ragioniere? E' bagliamo il suo ragioniere, perché già mi sta stardando a me. Amo ne speciate. Bene che a fare? Qual è il problema? Perciò? Intanto fai una cosa, mandala a casa. Mandala a casa e fai io che tutto questo. Un ragione non mi interessa più a me. Ora mi ha portato un pudicino e un manceschino. Provvediamo. Lo capisci? Provvediamo. Chiama a chiudere intanto. Telefono ai picciotti, fa venire qua. Angelo, sì, io sono. Senti una cosa, chiama Nino.
Ebbene te cavo spascio, cavo spietto. Sì, ho solo. Sei ma spicciate però. Babbo, cava spietto. Babbo, ciao. Piccio, ma che minchia gli stava a commanare? A consumare pure a me? I tadabani, è bene che io che vanno a dire la voce cristiana. I tadabani. Adabani. Buonasera. Quindi non so io. Andiamo. Amico mio, stamattina siamo qua perché avevamo un problema di Roswiber. Buongiorno. Allora, siamo pronti? Amore. Buongiorno, ciao Lorenzo. Prego, accomodi. Che facciamo Lorenzo? Mi sei andata a far fare i capelli. I capelli? Aspetta, ora c'è messo gel. Ah sì, facciamo lo shampoo, prima, Lorenzo, accomodi. Ok. Buongiorno. Buongiorno, prego, accomodatevi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ora, chi siete manuzzo o manuzzo? C'è non è? Bene, mi sembra un impegno. Un impegno? Se squidoso occorre essere un giuramento. Che prima venne la famiglia e poi venne tutta la voce cosa. Comunque, appena un vero, quei da cielo. Sarà fatto.
Angelo, aspetta un attimo, ora vieni. Zio Pino, ora ti faccio conoscere lo zio Pedro. Mi raccomando, chi è chi due che ne comanda a tutto noi? È un numero uno. E mia che cosa vuole? Niente, ci va a parlare. Va bene, sì. Fermi. Una cortesia. Ci ha battuto la mano quando già. Come diceva sì? Pietro, i miei rispetti. Da oggi tu farai parte della commissione. Commissione? Sì, caro mio. Da oggi tu farai parte della cupola. Tuo padre era un mio carissimo amico, grande uomo d'onore. E Bocchio tra tu diventa come io. So Pietro, per me è un grande onore servirla. La ringrazio di questo regalo che mi sta facendo. Da oggi in poi la rispetterò come se fosse mio padre. Va, va, vai, vai. Ma poi ha ragione loro. Una piccola mia padre. Buonasera. Buonasera. Siete tutti qua? Allora, amici della cupola, adesso vi presento il nostro caro amico che farà parte da oggi anche lui dell'associazione. Accogliamolo come si deve, mi raccomando. Ok? Oh. Spero di diventare come lui. Ma non conosco che è nel New York, per te, no? Adesso anche tu ci darai una mano nelle importanti situazioni da fare, sia politica che amministrativa, all'interno di sta cupola, tra l'Italia e gli USA, gli Stati Uniti d'America. Cercherò di fare il mio meglio. Benvenuto.
è sempre con noi, non è meglio per chi ha il buscio giù. Vado ad accomodare Vincenzo Mantella. Avanti. Permesso? Si accomodi. Signor procuratore, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Ha letto il giornale di oggi? No. Ancora morti ammazzati. Negozianti che non ce la fanno più di pagare il pizzo. Io chi c'è caso? Vincenzo Mantella. E apra bene le orecchie. Chi è il capo? Qual è il suo nome? Procuratore, io il nome glielo faccio. Perché suo signore, da quando ha preso lo scettro del potere, si è montato a testa. In questo calderone fece già se le femmine, extracomunitari, picciriti, cani sciolti, senza nulla dignità. Chissà, non si chiama più Cosa Nostra, chissà, mi pare che diventò a cosare tutte. E a me tutto il suo discorso, un mappattacchio. Per chi ancora? A pensa all'antica. Ma guardi che io mi sono documentato della mafia all'antica, come dice lei. La mafia ha sempre fatto schifo. È una questione di etica. Prima fermavano quei poveri contadini col carretto pieno di carrube e di verdure e li facevano andare a casa a piedi. Oggi invece basta che vi mettete un vestito, giacca, pantalone e camicia e vi mischiate in mezzo alle persone per bene. E voi questa me la chiamate mafia. Ma io sono d'accordo con lei. Io concordo perfettamente con lei. Comunque, il nome che voleva sapere è Giuseppe Tacco, detto fantasma, perché praticamente cammina sempre solo, non si vede mai, non si unce mai con noi. E ora devi l'accicare. Non ci sono problemi. Capitano, si accomodi subito dentro il mio ufficio. Avanti. Comandi, signor procuratore. Questo è un mandato di cattura per questi uomini. Provvedete subito. Procuratore, questa notte organizzerò con i miei uomini un arretrato. E prenderemo sia Giuseppe Tacco che tutta la combriccola. Bene, può andare. Comandi. Procuratore, e adesso che ne sarà di me? Signor Vincenzo Mantella, lei deve stare tranquillo. Oggi stesso verrà trasferito in una località segreta che si trova fra l'Italia e la Svizzera. Avrà una nuova vita, un nuovo nome e un nuovo cognome. Procuratore, non sbagliavo a fidarmi di lei e soprattutto della giustizia che lei rappresenta. Grazie.
Procuratore, c'è mia moglie. Mi consente un ultimo saluto? Faccio una cosa veloce. L'aereo è pronto. Signor procuratore, io vado. Ci sentiamo all'arrivo a destinazione. Ok, Roger. Tu sai dove andare. Collega? Dottore, ci aspetta macchina pronta a partire. Andiamo. Sappiatelo, anche se alcune volte la giustizia va lenta, arriva sempre al traguardo. Thank you.